L'artista che le stava davanti aveva una zazzera nera che faceva da corolla ad uno sguardo di fuoco. Improvvisamente, Luigia desiderò sentire il suono della sua voce. La voce di una persona racconta tante cose. Per Luigia tutto era avvolto in una luce dolce che sfumava attorno a Giovanni. Solo lui si staccava, nitido, presente, bello. Malgrado la palandrana nera sdrucita e lucida, i capelli ribelli e le mani screpolate. Luigia sapeva benissimo che la sua era una famiglia influente a Milano. Ma Giovanni non sembrava nutrire altri interessi se non la curiosità e il grande piacere di condividere una passione comune, l'arte. Ma sapeva a malapena scrivere il suo nome. Nessuno si era veramente occupato di lui da bambino e a scuola c'era andato pochissimo e aveva a malapena imparato a leggere e a scrivere e ciò lo metteva a disagio ora. Bice sapeva, ma la sua intelligenza e la sua sensibilità le avevano fatto intuire le straordinarie qualità artistiche ed umane di Giovanni e avrebbe insegnato lei. Si sentiva capace di farlo perché ora nella sua vita c'era un sogno. Lui mormorò che da quando lei era entrata nella sua vita, la luce aveva un riverbero dorato. E che non sono più solo. Luigia, lo sai che non potrai mai diventare la moglie di Giovanni Segantini. Hai solo 18 anni. Come pensi di cavartela con il fatto che lui è apolide? Ovunque vi stabilirete, le autorità potranno espellervi dal paese. Non solo, i vostri figli saranno illegittimi e tu non sarai nient'altro che l'amante. Vuoi davvero correre questo rischio? La gente del paese li osservava da lontano e li giudicava. Il primo figlio nacque nel 1882 e fu chiamato Gottardo perché era nato l'anno dell'apertura della Galleria del San Gottardo. Bice aveva deciso di occuparsene personalmente e anche questo fatto aveva suscitato pettegolezzi in paese perché le famiglie della buona borghesia davano a baia ai figli e la Bice no. Buonanotte, mio ben, riposa sereno, un angelo del cielo ti veglia fedele. Bice, guarda, guarda, il sole sta sorgendo e illumina piano piano tutte le montagne coperte di neve. La luce, questa è la luce che cerco. Ci era salito prima che nevicasse e la neve lo aveva accolto di sorpresa. E di sorpresa lo avevano colto come una pugnalata anche i dolori.